Vogliamo cominciare puntuali, perché siamo sicuri che il tempo che ci dona Padre Stiglitz non basterà, perché l'interesse che susciterà nel nostro cuore sarà moltissimo e quindi avremo bisogno proprio di spendere bene questo tempo, anche con le vostre domande, come avete fatto nelle serate precedenti. Ecco, sono felicissimo, e se si può dire che stiamo crescendo. Ieri dicevo che il mio professore Padre Vanni era bellissimo averlo più vicino dopo tanti anni. Oggi abbiamo lo star, possiamo avere di più. Padre Spiri è il nostro star. Quindi sono felice che abbia potuto essere qui tra di noi e che con la sua sapienza, con la sua veramente, il dono dello spirito, ecco, ci aiuterà a approfondire questo tema che ormai è giunto al suo termine, ma che continuerà nelle riflessioni che ciascuno di voi, sono sicuro, attraverso questi spunti continuerà ad approfondire. Lascio a Massimo Nieto di coordinare questa serata. Come la prima, io purtroppo non potrò essere fino alla fine perché il Sinodo a Gorizia mi sta attendendo, ma il Signore lo sa e voi lo sapete che è un sacrificio non rimanere qui fino alla fine. E vorrei anticipare un grazie per chi è stato fedele in tutte queste sere e in attesa poi di rivederci nelle prossime iniziative che il Centro Veritas promuoverà. Ecco, allora grazie per l'ospite e grazie Massimo per l'ospite. Rapidamente, ecco, per chi non lo sapesse, padre Stiglitz è nato in Moravia, dal 54 insegna teologia spirituale, patristica e orientale nel Pontificio Istituto Orientale e alla Università Gregoriana, dal 91, come accennava padre Mariotti, è anche veramente lo star del centro Aletti, il centro studi Aletti, che è collegato, strettamente collegato col Pontificio Istituto Orientale. Potrei dire che forse qualcuno qui in sala si starà chiedendo dove ho già visto questo padre, forse se è andato alla mostra Un'arte per vivere, ecco, si sarà accorto che molti ritratti del pittore Schenko, no, riprendono proprio padre Stiglitz. Ecco, la mostra Un'arte per vivere, che è sempre stata curata dal Centro Veritas, ecco, chi non è andato, l'invito è di andare a fare una visita a questa mostra. E al bastione fiorito, sì, giustamente, al bastione fiorito di San Giusto. Quindi l'ultimo incontro, dulcis in fundo, padre Stiglitz inizierà questa sua relazione sul tema appunto dell'aldilà e la teologia cristiana. Gli lasciamo subito la parola e ancora grazie. Dunque, prima una domanda. Sapete chi è patrono dei studenti di teologia? San Giuseppe, perché ha ricevuto la rivelazione mentre dormiva. Allora, quando dormirete io farò la mia rivelazione. Allora cominciamo. La vita eterna. Dice che Santa Teresa sempre piangeva quando si cantava. Un professore di teologia dice, sì, piangere è una bella cosa, ma spiegare che cosa significa, questo è guaio. Perché sono due termini, vita e eterna. Che cosa sappiamo? Che cosa è la vita? E che cosa è eterna? Non è tanto facile dire. Non è tanto facile a dire. E poi si parla del escatologismo orientale. Nel tempo del Concilio c'era il vescovo ortodosso di Parigi, Cassiano. E gli hanno mostrato l'Università del Sacro Cuore, la Gregoriana e tutto questo Vaticano. E lui diceva, voi ancora aspettate la venuta di Gesù Cristo o volete fare tutto qua? E difatti questa obiezione che manca escatologismo ha spinto i padri del Concilio che hanno aggiunto nella messa perché aspettiamo la beata speranza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Ma anche all'obiezione contraria, Soloviev ha detto a causa del suo escatologismo
la Chiesa orientale ha dimenticato occuparsi delle cose necessarie e dei poveri e di tutte queste cose. Dunque, che cosa è questo escatologismo? Anche quello si può capire in due sensi. I predicatori del popolo evidentemente vengono al giudizio finale in quest'anno, no? In questo maggio, eccetera, eccetera, no? La Madonna ha detto proprio che verrà il giudizio finale, come dicono a Pirea, a Torabi c'era un parroco che leggeva tutte queste rivelazioni e ha annunciato che giovedì sarà la fine del mondo, ma con precisione tedesca ordine delle liturgie per la domenica prossima. Dunque, escatologismo così è che tutto verrà giudizio finale. Invece i monaci orientali avevano un altro escatologismo, cioè la vita eterna comincia già adesso. Noi diciamo quello che deve venire, qui venturus est. E in greco è erchomenos, che si può tradurre che sta lentamente venendo. E volevano già in questa vita fare la contemplazione, perché quella si farà nel cielo. Dunque, la vita eterna si può prendere come la vita dopo la morte, e si può prendere la vita eterna che viviamo già adesso. Perché gli orientali distinguono la cosiddetta tricotomia, no? L'uomo cristiano è composto dal corpo, dell'anima e dello Spirito Santo. Corpo e anima appartengono a questa vita e lo Spirito Santo appartiene già alla vita eterna. Dunque abbiamo la vita eterna già adesso. Ma come spiegare tutto questo? Dunque facciamo una riflessione storica, filosofico-teologica. Eternità. Come la gente se la immaginava? Dunque la prima concezione primitiva è circolo. Tutto gira, 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 gira. Eterno è solo il tempo. Dio Cronos, che genera i dii e gli uomini, ma tutto gira, rigira, rigira. Non c'è niente eterno se non il tempo stesso. Il tempo stesso. C'è nelle catacombe etrusche qualche volta serpente che mangia la propria coda. E dicono che anche quel tedesco Hakenkreuz originalmente significava questa rotta che gira. Se Hitler avesse saputo non avrebbe mai scelto questo simbolo. Cioè, tutto va su, giù, su, giù, su, giù. Non ci sono dii, non ci sono uomini che restano, tutto gira e niente resta. Era scritto, pantarei kai udemenei, tutto passa e non rimane niente, solo il tempo. Dunque questa è la prima concezione di ciclica, primitiva. Adesso vediamo la concezione popolare. Se questa poi è ciclica, la concezione popolare sarebbe lineare, il tempo che continua, 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 fino all'eternità. Dunque sono nato nel 1900, morirò nel 1997, poi comincia l'eternità. Un anno, due anni, tre anni, tutta l'eternità, mamma mia quanti anni. Cosa farò? Beh, il primo giorno discuterò con Sant'Agostino, secondo con Basilio, terzo con quarto Serafonista, eccetera, tutto andrà avanti, ma tutta l'eternità, mamma mia. Immaginatevi come questo si immagina l'inferno eterno, come dicevano i predicatori, metti il dito sulla cambia, vedi, neanche 5 minuti riuscire, immagina tu tutta l'eternità. Tutta l'eternità, lungo, lungo, lungo tempo, come un predicatore dice, si sveglia Caino e dice a Giuda, che ore sono? E Giuda risponde, eternità. Ma anche la beatitudine,
va bene vedere Dio un giorno, due giorni, tre giorni, ma recitare tutta l'eternità e il rosario con quelle vecchiette non mi attira troppo, non mi attira troppo. E poi cantare santo, 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 c'è a Velero il monastero dove c'è leggenda di un frate fortunato che pensava come riescono tutta l'eternità, che è andato in bosco, si è addormentato e gli sembra, sognava che stava nel paradiso, ha detto santo, 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 si è svegliato. Torna a casa un altro portiere, chiamano abate, un altro abate, cercano nella cronaca e scoprono che 100 anni fa un certo fortunato è andato in bosco, ha capito che 100 anni sono come un momento. Va bene, ma inganno lo stesso. Come può? Dunque, l'eternità come lungo tempo? No, non regge. Non regge. E allora veniamo alla terza concezione, la concezione greca. I greci si sono resi conto che sono due cose diverse, il tempo e l'eternità. E nella mitologia, all'inizio era re Cronos, Cronos, re tempo, mangiava i propri figli, ma Zeus si è rivolto, ha ucciso e creato Olimpo. Dunque, il tempo deve essere cancellato e comincerà l'eternità. E che cos'è l'eternità? Aristotele dice tempo e movimento. È numero del movimento. Quante volte gira la Terra, quanti giorni abbiamo? Se domani la Terra girasse due volte più velocemente non ci accorgeremo di niente, no? Perché tutto sarebbe, no? Si muove. All'eternità significa smette il movimento e tutto rimane. C'è una bella icona salita nel paradiso, scala del paradiso sul Monte Sinai, dove i monaci salgono la scala, sotto sono molto movimentati e più salgono più sono tranquilli e ultimo gradino stanno proprio fermi, fermi. Il tempo si è fermato, comincia l'eternità. Certo, comincia l'eternità, ne è ancora la vita? È ancora la vita quando tutto si ferma? Io come ragazzo un po' curioso, quando il professore di teologia ci diceva che l'eternità è mancanza di movimento, ho detto, beh, quando muoio, se sono peccatore, arrivo in paradiso, mi converto e vado lo stesso, no? Anche il grande peccatore si converte, no? Dice, non può convertirsi, perché là non c'è più movimento, non può convertirsi. Beh, è vero o non è vero? E vede, non va. È l'eternità, ma non è la vita. Allora, che ha la risposta? Dall'antico tempo, gli autori orientali si rendevano conto che questo problema non si può spiegare nei termini umani. Tempo e eternità sono cose che non reggono. Allora, cosa dice la Bibbia? Cosa dice la Bibbia? Dio ha creato all'inizio e sarà la fine. Sulle icone c'è il rotolo del mondo, all'inizio si svolge e alla fine gli angeli lo... no? Di nuovo. Sarà inizio e la fine. Cioè Dio prima crea le cose, gli uomini, e poi dà a ognuno suo tempo. Ognuno riceve il tempo necessario per quello che ha doveva fare. Io lo spiego così, con questo esempio. Immaginatevi che mi chiamano alla radio e dicono hai quarto d'ora, parla di che cosa vuoi, ma hai quarto d'ora. Questo sarebbe questa prima concezione ciclica, no? Dove il tempo è eterno. Invece uno mi dice tu devi andare a parlare alla radio di al di là. Quanto tempo hai bisogno per spiegarlo? E dico, per spiegarlo bene o avrà bisogno minimo 2 ore, come a Trieste, quando tutti dormono.
Dunque, riceverai due ore. E così nella Bibbia sa, tutti i tempi sono nella mano di Dio. Tutti i tempi. E Dio regna per secola dei secoli. Secolo è un periodo di... per tutti i secoli. Dunque, tempo e eternità sono un po' insieme, ma nella mano di Dio. Nella mano di Dio. E come si uniscono? Allora viene la ultima soluzione cristologica. Cristo, che è eterno, si è incarnato, è nato dalla Vergine Maria, è morto sotto Ponzio Pilato. Dunque è entrato nel tempo. Dunque in Gesù Cristo l'eternità e il tempo si sono unite, come divinità e umanità. Lui è eterno e lui è storico. Lui è storico. E adesso la domanda. La nascita di Gesù Cristo è passata? Non esiste più? E la morte è passata? Non esiste più? Non rispondiamo che la nascita, la morte, tutta la vita di Gesù Cristo è eterna, eterna. E dove lo vediamo? Nella liturgia. Nella liturgia è anamnesi. Ricordiamo la tua nascita, la tua morte, la tua ascensione, aspettiamo la tua venuta, no? Questo qui, quando ero piccolo, nella teologia, allora si chiedeva che differenza passa tra la cena eucaristica dei protestanti alla messa latina, messa cattolica. Allora si diceva, i protestanti hanno soltanto un ricordo, invece da noi c'è la realtà. E la risposta buona? Offro 10.000 lire se mi date. È una buona risposta? Beh, in certo senso, la nostra messa non è un ricordo? Ricordiamo? Sì, è un ricordo. Ricordiamo. Solo è un ricordo sacramentale, cioè per mezzo delle parole del sacerdote ricorda Dio stesso, e ciò che Dio ricorda è presente. Dunque l'eternità è presente per mezzo di un ricordo eucaristico, e così la vita di Gesù Cristo è sempre presente. E in qualche tale modo dobbiamo pensare anche alla nostra eternità. Non è andare avanti, ma è piuttosto andare indietro, che tutto deve tornare, tutto deve tornare. Io sempre pensavo dove sono gli argomenti per l'immortalità dell'anima. Dunque sono argomenti filosofici. Corpo è materiale, l'anima è immateriale, immateriale non può essere distrutta, dunque l'anima è eterna. È valido, ma è filosofico, non è teologico. L'argomento teologico ho letto nella vita di una fondatrice di qualche congregazione, sapete che è difficile ricordare i nomi, no? Però la cosa che ricordo, essa curava una malata di cancro nel volto, nessuno voleva avvicinarsi. E ha detto a questa malata, pregate, a questa rispose, se Dio esistesse io non sarei qui. Non esiste nessun Dio. Va bene, la curava e dopo qualche mese quella malata disse, Dio deve esistere. E dove avete preso questo qui? Guardi, quel bene che avete fatto non può essere perduto. E questo è argomento teologico. Ogni opera fatta nella grazia di Dio non può essere perduta. Deve ritornare in una eterna liturgia celeste. Certo che è difficile spiegarlo nei termini umani, però c'è una bella, bella illustrazione. Conoscete Tarkovsky e il suo film Nostalgia. A Milano c'era, ricordo, era il convegno su Tarkovsky
e hanno proiettato questa nostalgia che dura 3 ore. Poi dovevo parlare e pensavo, mamma mia, come parlare dopo 3 ore quando tutti già si dormono, ancora parlare. Ma quando ho spiegato quel film lo volevamo vedere ancora una volta. È profondamente teologico. Cioè, un profugo dal comunismo viene in Italia, cioè dal paese, dall'inferno, viene in paradiso. E questa Italia con quella arte, il paradiso vede questa città, questa città, questa città, come quello che viene da terra in cielo e vede tutte queste. E un giorno dice, come sono stanco di vedere sempre le belle cose. C'è quella prima concezione di vedere sempre avanti, 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 avanti. Alla fine stanca, alla fine stanca. Allora c'è quel fatto che vuol fare suicidio, cioè finire questo tempo per sempre, ma anche questo non è soluzione. Poi incontra un pazzo. Questo pazzo nella letteratura russa è sempre un simbolo di qualche verità che supera la logica, che può dire uno che non ragiona più con logica. Quello è la piccola candela, e questa piccola candela è simbolo di fede, e con questa piccola candela ripassa la sua vita e poi muore in quella chiesa a Siena, aperta, no, dove sta? Credo che Siena, questa no, aperta da tutte le parti, e tutto ritorna. La sua mamma, la sua, tutto, e cantano alla liturgia bizantina, cantano Viecna Pamet, eterna memoria, tutto ritorna. Allora l'eternità in questo concetto, non dico che è comprensibile, ma è una bella cosa, che niente di bello e buono può essere perduto. Deve avere un valore assoluto e la vita deve avere valore assoluto. Inutile immaginarlo dove metteremo, dove vivremo, dove faremo tutte queste macchine gloriose se adesso non c'è posto sulla strada e tutte queste obiezioni inutili, no? Questo non ha nessun significato. E voi sapete che anche oggi sono moltissimi che parlano una vita non basta, bisogna avere la reincarnazione, eccetera. Quando si va avanti si potrebbe reincarnare 100 volte, ma quando si va indietro, questo non ha nessun significato. Nessun significato. La mia vita deve essere salvata nella sua piena bellezza, nella sua piena bellezza. Dunque qualche idea dell'eternità la teologia orientale ci dà. Ma adesso il passaggio, come si fa? Il passaggio dal tempo all'eternità. Dunque, di nuovo distinguiamo la concezione primitiva. La concezione primitiva praticamente crede nella morte eterna. Perché? Perché queste mitologie greche si va nella regione delle ombre. Le ombre rimangono per tutto il tempo, ma non è la vita. Qui l'ho detto Odisseo, chi è diventato re, e diceva meglio essere pastore sulla terra, nel regno dei soli, nel sole, che re negli inferi. E il Sheol, no? Questa terra dove si vive come ombre, come spiriti materiali, che possono ogni tanto apparire sulla terra, ma vivono nel regno delle ombre, nelle ombre. Dunque, non è concezione bella, no? Sulla morte, morte eterna. Allora viene di nuovo concezione greca, e concezione greca dice si cancella semplicemente questa vita, e si passa in un'altra vita. E questa altra vita è bellissima. Ma bisogna distruggere questa vita qua. Perché avere un'altra vita bisogna distruggere la prima. Allora questa misera vita, dove devo mangiare pasta asciutta e tutto questo, avrò poi la visione beatifica dove ci saranno le idee.
invece della pasta asciutta mi danno l'idea eterna della pasta asciutta. Che bello! No. Allora, sapete che Platone diceva la vita è, il filosofo, è lo studio della morte, liberarsi dal corpo, dal questo fardello del corpo e portare la vita eterna, la vita eterna. Beh, è una bella cosa, ma nessun buon contadino vuole così facilmente lasciare. Dice, beh padre, sai, questa valle di lacrime, grazie a Dio ci piango abbastanza bene. Non voglio avere una vita altra, no? Mi piace questa vita qua, perché avere una vita diversa, vita diversa. Insomma, delle prediche, quando lasciamo questo qui andiamo là, ma insomma, dicono, come ha detto al parroco che la diceva, ma scusi signor parroco, perché ci manda tutti, perché lei non va prima lei? E sai, io sono come capitano sulla nave, io devo lasciare la nave per ultimo. Dunque, delle prediche, ma c'è qualche cosa. Allora, come è la concezione biblica? La concezione biblica sulla morte non è niente platonica, che la morte sarebbe liberazione. Secondo l'Antico Testamento, la morte è effetto del peccato, le chiavi della morte sono nella mano del diavolo e distrugge la vita. Dio ha creato la vita. E il diavolo è assassino dall'eternità e domina per mezzo della morte. Dunque la morte non è niente di bello. Non c'è niente di bello. C'è qualche speranza? L'Antico Testamento dice sì, le anime dei giusti sono nella mano di Dio, ma non si sa com'è. L'Antico Testamento non sa soltanto che la speranza sono nella mano di Dio. Conoscete l'icona dell'Assunzione della Vergine, dove Gesù tiene l'anima della Madonna sulla mano, no? Come essa teneva il corpo, lui tiene l'anima, perché le anime dei giusti sono nella mano di Dio, nella morte della Madonna. Ma non ha risposta. Allora viene il Nuovo Testamento, e il Nuovo Testamento, ciò che Cristo ha assunto, ha liberato. E siccome ha assunto la morte diventa liberatrice. Dunque dice solo Dio, dire che la morte è qualcosa di buono è un nonsense naturale e contro ogni rivelazione. Perché la morte non è per niente buona, ma siccome è assunta da Cristo, allora diventa bene. E l'immagine della risurrezione nell'antica Chiesa non è questo Cristo che sale, ma che scende negli inferi. Discese negli inferi. Nel catechismo è difficile spiegarlo, dicono dove stanno questi inferi. Dice no, non era l'inferno, c'era il muro là, c'era l'inferno là, davanti al muro era questo... No? Insomma, non è inutile fare spazi. Discese negli inferi nel regno della morte. E siccome ha assunto la morte diventa salvatrice. Allora, una sola morte diventa liberatrice, la morte con Cristo. Ora viene la domanda, quale morte è insieme con Cristo? Quale morte? Allora, qui c'è un interessante passaggio del pensiero. All'inizio, martirio. Dunque, martiri... Non è più una maggiore carità se non quello che dà la vita per un altro. Dunque martire va subito nel paradiso, culto dei martiri, no? Culto dei martiri. Questi sono santi, questi sono morti con Cristo, vanno in paradiso, sono risorti, risorgono, no? Benissimo. Ma se non tutti muoiono come martiri? Allora, soprattutto nella spiritualità slava, era morto per qualsiasi motivo giusto. I primi santi canonizzati a Kiev sono San Brunis Agret, che non sono morti per la fede, ma per la pietà familiare. Cioè morire per una buona cosa
è sempre un martirio. Questo è un problema molto attuale, ci sta a cuore al Papa, perché in questo periodo ci sono tanti martiri. È difficile dire se sono sempre per la fede, se questi trappisti uccisi là era proprio per la fede o per l'odio, no, chi lo sa. Ogni morte ingiusta rassomiglia a Cristo. E alla fine gli autori di teologi russi recenti dicono: ogni morte è qualche cosa, immagine della morte di Cristo. È un battesimo. E il battesimo santifica. Quando uno non fa obiezioni, il battesimo santifica. E parlano del sacramento della morte. Il sacramento della morte viene da Cristo. Rassomiglianza con Cristo. Nel battesimo siamo morti e questa seconda morte è soltanto un effetto. Evdokimov dice: siamo già morti e risorti nel battesimo, soltanto fenomenologicamente ce lo ancora aspetta. Beh, insomma, questa fenomenologia sarà penosa per me, insomma, no, ma è giusto, no? Dunque, nel mezzo della morte, e la morte insieme con Cristo equivale alla risurrezione, perché immagine della risurrezione discesa nell'inferno. Dice Evdokimov: la resurrezione è fatta venerdì a 3 ore, alle 3. E la sua rivelazione venne domenica. E i maroniti dicono: noi viviamo il mistero del sabato santo. Cioè, siamo già redenti, ma non lo vediamo ancora. Si rivelerà un giorno. Allora la morte e viene la risurrezione. E sulla risurrezione ha una bellissima meditazione Vladimir Solovyov. Nel suo libro di Fondamenti spirituali della vita, no? È un po' complicato, ma se avete pazienza può darsi che possiamo seguirlo. Ma allora si deve seguire pensiero dopo il pensiero, dunque cerco così. Il primo pensiero è: tutto il mondo come lo vediamo è sotto dominio del male. Perché in questo mondo dove guardiamo è il male, è il male. Perché come si manifesta? Come si manifesta questo male? Questo male si manifesta con la lotta per la vita. Lui è venuto all'università e in quel tempo si insegnava Darwin, e Darwin diceva: la lotta per la vita. Per vivere bisogna uccidere. Dunque, una pianta soppera le altre piante. Un animale mangia un altro animale. Un uomo respinge un altro. È un predicatore, che predica sulla carità, respinge dal pulpito quell'altro predicatore. No. Perché per vivere anche i sassi, un sasso spiaccia un altro sasso. Allora, finché c'è la lotta per la vita, c'è il male. Perché la lotta continua, Allora, se è così, fermiamo il manifesto di lotta continua, no? Perché c'è la lotta continua, sempre e sempre questo. Dunque, questo è il prima, diciamo, constatazione. Il male nel mondo, perché c'è la lotta per la vita. Adesso viene la seconda constatazione. Se fosse soltanto il male, il mondo non esisterebbe più. Dunque deve essere anche il bene. E come si manifesta il bene? Il bene si manifesta, lui dice, in quel tempo viveva anche Linné, no? Quel grande scienziato, che parlava di entelecheia, cioè principio della finalità. Dice: guardi, cresce l'albero, crescono le foglie. Quando il frutto ha bisogno del sole, gli alberi, le foglie cadono.
perché non si sa perché, ma quelle foglie cadono quando c'è questo vino. Tutta la natura è piena di questo. Vola qualche cosa, faccio così. Perché? Perché l'organismo sa che la mano è meno importante che occhio, no? Occhio. Dunque questa, e questo si manifesta anche nella vita degli animali. La mamma di un uccello protegge questi piccoli uccelli. Se c'è un cane, la mamma si getta sotto il cane affinché salvasse nido da quel cane, no? Da quel cane. Dunque il bene si esprime con sacrificio di uno per l'altro. Come il male era egoismo, lottare per se stesso, il bene è altruismo. E così educhiamo i bambini. Quando Pierino mangia tutto il cioccolato per sé, Gio sei cattivo, come sei cattivo. Se dice Gina vuoi la metà, tutti lo accarezzano, dicono guarda che bravo ragazzo, lui dà la metà a un altro, sei sei. Dunque sacrificarsi è il bene, egoismo è il male, egoismo è il male. E poi non solo così, ma anche la vita. Gli eroi dell'umanità sono quelli che hanno sacrificato la propria vita per gli altri. Un medico che è andato a curare i malati è morto, un soldato che ha combattuto per la patria, eccetera, eccetera. Uno che è morto riceve il monumento, eccetera, eccetera. Dunque, la morale laica sta su questi due principi. L'egoismo è male, sacrificio è bene. Ora domanda, questo principio è infallibile? Dunque ci sono certi dubbi. Certi dubbi. Dunque quel soldato che è morto per la patria, bene, gli fanno il monumento, ma lui stesso non ce l'ha niente. Beh, un monumento, ma lui niente. Ma la più grave difficoltà è questa qui. La società ha forse diritto a esigere sacrifici degli altri per stare bene? Quanti soldati sono morti per le patrie e le patrie sono sempre più grandi bestie che prima? Ivan Dostoevsky dice: io rifiuto andare nel paradiso che dovrebbe costare la lacrima di un piccolo bambino. Un uomo onesto non vuol vivere sui sacrifici degli altri, perché questo è vivere sui sacrifici degli altri. Allora che cosa è? Beh, ma non conosciamo altra soluzione. Allora la morale laica conosce il bene e conosce il male, ma la soluzione è molto debole. Molto debole, perché non risolve il problema radicale. Allora viene la soluzione religiosa. Siccome in questo mondo non c'è giustizia, tutte le religioni nel mondo dicono c'è un altro mondo dove c'è la giustizia. Dunque riceverai la ricompensa in un altro mondo. E qui siamo, sarà questa altra vita dopo la morte. Altra vita. E solo io ho suoi dubbi. Amano tutti veramente questa altra vita? Dice più le donne che gli uomini, perché le donne sono più religiose e le donne soprattutto lavorano e tutto, oggi fa pranzo e la sera è tutto finito, oggi è tutto sporco, abituato. L'uomo che vuole fare qualche cosa e questo deve sparire e per avere qualche altra casa. Tutta la vita ha costruito una casa, dice fa niente, avrai nel paradiso un palazzo più grande. Ma insomma lasciatemi questo palazzo qui e lasciate il paradiso, no? Ai altri, no? Che ci faccio questo? Dice una cosa strana, la soluzione religiosa porta
una nuova vita, ma gli uomini non la amano. Non sono troppo religiosi. Tutta la storia della vita sono sempre quelli che amano la vita, non sono troppo religiosi. Dunque c'è qualche dubbio anche nella religione. Allora abbiamo primo l'esistenza del male, egoismo, esistenza del bene, sacrificio, debolezza di qua, ma debolezza anche della soluzione religiosa. E adesso viene il cristianesimo. In che cosa differisce il cristianesimo? Dunque Gesù Cristo è morto come tutti gli eroi per tutta l'umanità. Va bene. Ci promette la nuova vita presso il Padre. Lasciate qui, vi ho preparato una nuova casa. C'è qualche cosa di nuovo? Va bene, è molto più nobile che un cielo turco, ma dovessi mangiare il miele con le focacce, noi abbiamo la visione beatifica tomista e tutte quelle cose molto più nobili, ma insomma siamo nella stessa difficoltà. E solo vi ho come era tanto sincero, era sull'orlo di perdere la fede. Diceva, ma il cristianesimo non porta niente nuovo. Ha cominciato a studiare l'Islam, ha scritto la vita di Maometto, diceva, non ci vedo grande differenza. Allora, ho già distrutto la vostra fede? Ancora no? Dobbiamo continuare? Allora, Dante aveva una grande crisi. Ma un giorno, come Faust, voi sapete che Faust Goethe si converte quando suonano le campane della Pasqua. Lì ha capito, se Cristo non è risorto dai morti, la nostra fede sarebbe veramente vana. Cioè, Cristo non ci dà un'altra vita, ma è tornato in questa vita precedente. È diventata la sua vita gloriosa. Non è risorto per un'altra vita, ma tornato e dice che alla fine dei secoli tornerò su questa terra e tornerò qui e sarà qui questo qui. Qui sarà il regno di Dio. Dice, questa è tutta la novità di tutte le religioni. Perché nessuna religione conosce una cosa simile. È unico messaggio del Vangelo. E lui si rivolge con parole dure contro i predicatori cristiani. Voi raccontate nelle chiese favole platoniche ai gente invece di predicare la risurrezione. Raccontate sul paradiso dove sono angeli e cantano la canzonissima Anni Celeste. A che cosa serve tutto questo? A che cosa serve? Dobbiamo rendersi conto che tutto è basato sulla verità della risurrezione. E perciò la Chiesa orientale celebra con grande pompa la festa della risurrezione. No? La festa della risurrezione, questa è tipicamente cristiana, ritorno nella vita, come abbiamo detto questo qui, ritorno della vita. E adesso una domanda molto difficile, se mi date la risposta offro 20.000 lire. Quale è la migliore immagine della risurrezione? O darò 30.000 lire? Oh, quale? Nella Chiesa ortodossa? Come? Nella Chiesa ortodossa, nel periodo di Pasqua, c'è un'icona meravigliosa nella quale si vede Cristo che dà la mano e tira fuori degli imperi. Sì, questa è quella è discesa negli imperi, certo. Rivolgetevi al padre che paga questi 30.000 lire, no? Ecco. Ma
qui adesso è tranne quella iconografia. Lui dice la migliore immagine della resurrezione è l'Eucaristia. Noi portiamo il pane sull'altare come offerta e riceviamo lo stesso pane consacrato. E questa è la nostra vita. Facciamo sacrificio della nostra vita e riceviamo la stessa vita consacrata, trasfigurata. E questo è proprio contro il minimalismo del sacrificio, no? Se posso una cosa comprare per 1.000 lire non pagherò 5. Se posso andare in paradiso con poche opere buone, no, perché dovrei fare di più, no? Invece più ci do, più viene consacrato. Siccome il pane è consacrato e vino è consacrato, così anche la nostra vita viene consacrata. E ci vanno tutti. Il primo miracolo di Gesù era dall'acqua al vino, cioè dalle cose fino a una cosa viva. E l'ultimo miracolo dal vino al sangue di Cristo, dalla vita. E dobbiamo ritornare a questo quando tutto sarà consacrato. E dice la soluzione cristiana è unica e irrepetibile. Unica e irrepetibile. Ci vuole lungo tempo. E lui era evoluzionista, no? Perché con questo Darwin diceva, beh, Darwin ha sbagliato perché pensava che dalle cose inferiori nasce qualche cosa superiore, cioè sciocchezza, ma dalla fine si parte dall'inizio. E lui distingue quattro periodi del mondo. Il primo periodo, chissà quanto lungo era, dalla prima materia fino alla prima cellula viva, quando apparse la vita nel cosmo. Il secondo periodo, chissà quanti migliaia di anni, dalla prima cellula fino a Homo sapiens, quando apparse l'uomo sul mondo. Il terzo periodo, dall'uomo fino a uomo Dio, fino a Gesù Cristo. Dice interessante come i tempi erano sempre maturi. Quando Gesù Cristo doveva nascere, tutti gli imperatori del mondo esigevano onori divini. Si esigeva uomo Dio. E noi viviamo in quarto periodo, da Cristo storico a Cristo mistico, quando Cristo risorto sarà in tutti e in tutto. Arrivare a questa eterna memoria, a questa eterna risurrezione. Dunque, questa è la storia del mondo, attraverso la morte. E adesso l'inferno. Che cos'è questo l'inferno? Sai, i predicatori sapevano utilizzarlo. Io mi ricordo un padre che predicava sugli esercizi dell'inferno, allora sempre l'elettricità non funzionava e al portiere diceva alle 5 cominciate a picchiare il cane. Il cane abbaiava e lui parlava dell'inferno e tutti dice è molto efficace, no? Oggi questi predicatori dell'inferno non hanno troppo successo, non hanno troppo successo. E come fare con l'inferno? Ci credete, non ci credete? E beh, guardi, adesso di noi siamo. Quando si prende troppo umanamente, filosoficamente, siamo persi come con quella eterna. Pensa quale è il testo scritturale classico sull'inferno? E quel giudizio finale, no? Se alla sinistra e alla destra, quelli a sinistra andano. Dunque la prima immagine è giudizio finale. Era sempre nel narthex delle chiese, no? Perché chiesa significa cielo, allora il giudizio finale sopra la porta, dove questi giusti vanno dentro e i peccatori restano fuori, no? Restano fuori. E c'è un serpente che va fino all'altare celeste,
dove Gesù Cristo siede, e l'inferno nell'incolo è soltanto una macchia rossa, cioè un mistero. Tutte quelle fantasie che saranno questi, che saranno questi, che saranno poco riscaldati, che siano molto surriscaldati, eccetera, eccetera. Come dicevano Brezhnev, ha detto andrai interno, ma capitalista o socialista? È socialista perché là non ci sarà benzina per riscaldare. Dunque tutte quelle fantasie si capisce che non piacciono oggi alla gente. È un mistero. Però una cosa è interessante. Sapete che nella Cappella Sistina c'è questo Cristo che butta andate via da me maledetti. Vyacheslav Ivanov che l'ha contemplato dice questo è immagine dell'anima giovane. Un giovane quando scopre il male la prima cosa è distruggere il male, no? Distruggere il male, no? Le altre immagini sono non Gesù Cristo ma gli angeli, come si direbbe lavoro sporco, non lo farà la padrone da sé, lo lascia fare ai denti. No, gli angeli servono immagine dei comandamenti di Dio, sono i comandamenti di Dio che ti buttano nell'inferno. Però sulle icone nessuno butta nell'inferno. Tutti siamo sotto nel regno della morte. Perché tutti dobbiamo morire. Tutti siamo condannati nello Sheol. E Cristo scende dal cielo lentamente per dare la mano e tirarci dall'inferno nel regno dei cieli. Non è che lui che butta, ma che salva dall'inferno. Ora, se c'è qualcuno che rifiuta questa mano, non lo sappiamo. Dobbiamo dire non lo sappiamo. C'è una macchia rossa. Non possiamo dire non c'è nessuno. Chi te l'ha detto? L'hai detto tu, no? Ma non è detto. È un mistero grande. Ma Cristo non è che butta nell'inferno. Tira dall'inferno tutti che vogliono salvarsi. Tutto questo è la storia della salvezza. Dall'inizio fino alla fine. Fino alla fine. Dunque la verità dell'inferno non è così terribile come uno crede. E il contrario è messa dentro nella storia della salvezza. E ultimo punto, ancora non avete tossito, quando è lungo cominciate a tossire. Voi sapete che gli ortodossi e i protestanti negano il purgatorio. Dicono non ha senso questo purgatorio né in questa immagine della salvezza, questo purgatorio. E io posso dire, mi sono messo sempre molto bene d'accordo sia con i protestanti sia con gli ortodossi. Una volta in Svezia, con i pastori evangelici, ci siamo messi d'accordo sul purgatorio. Ciò che li turba questa immagine, io arrivo davanti a Dio e Dio dice ah tu hai parlato male del tuo superiore, tu hai dormito durante la meditazione, tu hai dunque 3 mesi nel campo di concentramento e poi tornerai. No, questo evidentemente turba tutti, questa immagine turba tutti, no? Allora dico cominciamo con la immagine che è tipicamente biblica. E immagine tipicamente biblica è passaggio. La morte si chiama transitus, exodus, attraverso dall'Egitto fino a Terra Santa, no? E la morte si chiama transitus. La morte sta in un solo momento o che cos'è la morte? Che cosa ne sappiamo? La morte difatti comincia già quando sono nato. E quando tutti credono che sono morto, sono già veramente morto, chi lo sa tutto? È un passaggio da questa vita all'altra. E le biografie dei santi ci assicurano che i santi, transito dei santi è breve e glorioso.
transito dei peccatori e doloroso la purificante. Questo transito, questo passaggio, e possono essere aiutati con le preghiere della Chiesa in questo passaggio, no? Questo ammette la Chiesa orientale, occidentale, protestante. Quanto tempo dura questo passaggio? Questo è puramente simbolico, 30 anni, 40 anni, 100 anni. Questo è puramente, alle rivelazioni, queste sono puramente cose simboliche. Unico tempo che si può applicare è il tempo simbolico, cioè il tempo psicologico. Perché quando si soffre, il tempo sembra lungo, no? Allora, quando uno soffre molto, il tempo sembra lungo, no? Sembra lungo. Una volta ho letto il ricordo di uno che andava con il suo amico a passeggio e l'amico non prendeva orologio perché aveva grande senso per il tempo. Diceva, sono tre, e più o meno sono tre, sono quattro, è andato, no? E sono andati nel bosco, faceva caldo, si sono sdraiati sotto l'albero. E quell'altro a un tratto si sveglia, qualche cosa qui, alla signorina vipera. Ora sapeva, non devo muovermi, se mi muovo può succedere qualche cosa. Dunque tenuto duro. E la vipera tranquillamente passeggiava, ammucchiava il naso, ammucchiava qui e poi tranquillamente andava, no? Dunque lui si è alzato, non era così tranquillo, va da quell'altro e dice andiamo a casa. E dice, beh, no, ancora no, è troppo presto, no, sono già le sei, erano tre. Dunque, sembra lungo, beh, se diciamo il purgatorio dura lungo, questa è una cosa simbolica. E sapete come vedono purgatorio? Più o meno nei stati mistici. Le anime mistiche che sembravano che vanno in cielo, che sono già con Dio, erano estremamente beate, ma sentiva ancora qualche cosa mi trattiene qui. E dice, questo è così doloroso. Vedere che sono già vicino di Dio e ancora qualche cosa mi trattiene. Questo è un dolore, 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 ma è un dolore dolce. E Dante immagina purgatorio come montagna che all'inizio è molto ripida e poi lenta, lenta e si avvicina. È interessante che mi sono messo d'accordo sia con i ortodossi sia con i protestanti. Perché noi abbiamo separato la vita, poi la morte e dopo la morte il purgatorio. Non sono le cose che sono tutte unite insieme, no? Tutte unite insieme, la vita già con la morte, con la passaggio, con e alcuno soffre il suo purgatorio già in questa terra, no? Come io sotto i miei superiori dico va bene, no? Il mio purgatorio c'è qui, gloria a Dio. E voi avete sofferto in un purgatorio ascoltando le mie parole. Dunque vi ringrazio per l'attenzione. E credo che possa finire qua. Facciamo una domanda alla volta allora. Sì. Bene, ringraziamo padre Tomasz Fidlik. A me piace sottolineare il fatto che ci ha raccontato delle cose molto importanti, ci sono da fare dei collegamenti anche con la relazione di ieri di padre Vanni, e penso anche a questo senso dell'umorismo che contraddistingue padre Fidlik, che io ritengo sia anche una vera e propria virtù cristiana, ecco, questo saper anche sorridere, no, della nostra vita, della nostra fede, questo saper vedere con un sorriso, ecco, il senso della vita e della storia, e anche per questo lo ringrazio. A questo punto c'è la possibilità, come sempre, di fare delle domande, questa volta però facciamo una domanda alla volta, ecco, quindi magari chi vuole fare delle domande sia particolarmente sintetico, così riusciamo a raccogliere il maggior numero di domande possibili. Soltanto dovete avere pazienza, io sono cieco di nascita e sono sordo divenuto. Prego.
Allora, se posso, ho letto su di un libro che durante la meditazione profonda, la preghiera interiore, la preghiera del pellegrino russo, per questo sono contentissimo che qualcuno l'ha chiamato a fare, che non conoscevo, pensavo fosse ortodosso, ecco, e si perde la cognizione del tempo, come se si fosse un anticipo di vita eterna, tra virgolette. Io non ho fatto questa esperienza ancora, ma spero di farla. Si può parlare, per favore, dell'ericasmo, della preghiera del cuore? Sì, guardi, non è un po' facile di dirlo in poche parole, no? Ma preghiera del cuore significa, primo, non si prega con la sola testa, ma uomo intero, con tutte le facoltà insieme, questo è il cuore, no? Questo cuore deve essere purificato, cioè si elimina i pensieri cattivi che vengono dal di fuori. Si suppone che tutta la malizia viene dal di fuori, come nel paradiso serpente venne, no? Dunque il male venne dal di fuori. E quando si elimina questo dal rigetta, dicono devi mettere un angelo con la spada del fuoco davanti al tuo cuore e tagliare la testa a ogni serpente. O dicono ammazzare i figli di Babilone quando sono piccoli. È poco ecumenico, ma la terra santa significava il cuore e questi nemici di Israele erano questi pensieri. Una volta cuore difeso, nascono le cose da dentro. E ciò che nasce da dentro è sempre bello e divino. Una volta abbiamo avuto, credo 2 o 3 anni fa, con i teologi greci a Creta un convegno sulla preghiera e io ho preso il tema la preghiera del cuore in San Francesco d'Assisi e Sant'Ignazio di Loyola. E il mio amico, il professore di teologia a Salonico ortodosso, dice questo non troverai. E io ho detto se lo proverò, ma pagherai una bottiglia di vino? Accettato e ho vinto. Guardi, Ignazio quando parla delle distinzioni dei spiriti, dice quando il pensiero viene dal di fuori può essere o buono o cattivo, ma quando il pensiero non ha nessuna ragione è certamente divino. Cioè l'uomo quando si difende dal male ha ispirazioni divine. E perché la preghiera del cuore oggi è tanto moderna? Perché la gente è abituata a tutto essere indottrinato dal di fuori, sia al male sia al bene. Ah, lui ha fatto il catechismo perché loro sono stupidi, io devo insegnargli il catechismo, voi preti che non predicate, voi loro non sanno niente. No, il cuore umano sa tutto. Quando è purificato nasce questa preghiera, questa ispirazione, ma dico poche parole, ma qui si sente in certo senso il cielo, perché vengono i pensieri che non sono da questo mondo, ma sono pensieri divini, nella carne umana. Ecco, a proposito di preghiere, ci sono 3 testi di Padre Spidrich in fondo alla sala, una è proprio Pregare nel cuore, un librettino di facilissima lettura che racconta un po' queste cose, e poi vale anche la pena ricordare Il cammino dello spirito, che raccoglie gli esercizi spirituali che Padre Spidrich ha tenuto al Santo Padre nella quaresima del 95. Ho detto facci a predicare al Papa perché non può perdere la fede, agli altri è adesso mi pare c'era una qui, una mano alzata. Ecco, prego. Volevo chiedere, prima di nascere o diventare o essere biologici, cioè fisici, cos'era di noi? Esistevamo prima? Prima di nascere. E in che forma e che cos'era di noi? Noi chi eravamo prima di nascere chi eravamo? Cos'era di noi? Dunque, guardi, qui ci siamo in questo problema.
nel tempo c'è prima e dopo. E quando non avevo ancora il tempo non c'era nessun prima. Perché il tempo è dato con la vita. Perché Dio è al di là del tempo. No, è difficile metterlo, no? Perché quando supponiamo che il tempo è eterno, chiaro che cosa faceva, che cosa era prima della creazione, che cosa sarà dopo, no? Ma tutto questo sono problemi che sono dal nostro modo di pensare, no? Dal nostro modo di pensare. La ringrazio innanzitutto dalla profonda esposizione cattolica. Vorrei solo chiedere, mi pare, se ho capito bene, che quando ha parlato anche della Bibbia, Vecchio Testamento, dice il Vecchio non risponde. Allora, come lei interpreta il capo 12 del secondo Maccabei, che noi più volte, una delle letture che si fanno nelle messe dei defunti? Sì. Io dico in genere, no? In genere gli ebrei, i Maccabei sono già più vicini e poi ci sono, ma soprattutto dicendo le anime sono nella mano del Signore, dunque qualche cosa deve succedere, ma non era chiaro che cosa, no? Non è la resurrezione ancora, ma qualche cosa di, la speranza c'è, gli ebrei vivono dalla speranza. Che verrà il Re Messia che metterà tutte queste cose in ordine. Bene, altre domande ancora? Grazie. Vorrei sapere la sua prospettiva dell'evoluzione quando ha parlato delle quattro fasi dell'umanità. Cioè della storia della Terra e dell'umanità, e se si accorda con quanto pensava Teilhard de Chardin nel fenomeno umano, cioè se quello che lui diceva può ancora essere ritenuto una prospettiva in cui pregare. Dunque, guardi, Teilhard de Troulard della Gregoriana ha fatto comparazione tra Teilhard de Chardin e Soloviev, un po' così. Ma Cardinal Damigeru, che lo conosceva con molto bene Teilhard de Chardin come amico, diceva tutta la difficoltà di Teilhard de Chardin era che lui ha studiato la teologia quando era giovane, poi si è occupato sempre delle scienze naturali. Allora parlava sempre nel linguaggio dei scienziati, che teologicamente qualche volta non va, no? I scienziati amano moltissimo questi libri, i teologi sempre dicevano questo non va, ma diceva Teilhard de Chardin, era molto credente e voleva, ma si capisce i termini qualche volta. Invece Soloviev era profondamente teologico. Allora, in certo senso è più perfetto di Teilhard. D'altra parte Teilhard è molto più leggibile per gli uomini della scienza, perché Soloviev è difficile. Lei mi offre il vesco dicendo che tra scienziati e teologi c'è sempre qualcosa che non va. E la prima volta che io sento un teologo parlare del tempo, che lei prima diceva che è nelle mani di Dio, che è diverso, però ecco. La prima volta che sento praticamente dire il concetto di Einstein, il tempo relativo in questo senso, che dipende dalla nostra velocità, quindi noi abbiamo un tempo nostro e questo lo vediamo molto bene nelle particelle, eccetera, eccetera. Comunque, al di là di questa considerazione, volevo chiederle, quando lei ha detto che l'uomo è formato di anima, corpo, lei ha detto Spirito Santo. Sì. Io chiedo, è la grazia santificante lo Spirito Santo secondo lei? Dunque, guardi, qui c'è una grande distinzione nel linguaggio. La Bibbia e la liturgia parla sempre dello Spirito Santo. San Paolo dice lo Spirito che abita nei vostri cuori, no? La liturgia, eccetera, eccetera. Ora, quando si prende
speculativamente. I teologi avevano paura: se abbiamo Spirito Santo come parte di noi siamo Dio e non va. Dunque hanno detto: non è lo Spirito Santo come persona, ma il suo dono, la grazia santificante. Così hanno fatto i scolastici, per evitare questa difficoltà, no? Ora, queste due cose sono conciliabili? Schäden, no? Un grande teologo tedesco, diceva così: guardi, c'è Spirito Santo, si chiama uno che imprime il sigillo, come uno ha l'anello e nella cera imprime il sigillo. Dunque quel sigillo nell'anima è quella grazia santificante. Io posso fare sigillo e andare via, ma se lo Spirito Santo andasse via non resterebbe niente. Dunque sono ambedue cose vere. E lo Spirito Santo non è come una parte, ma come una azione. Come una azione, no? Dobbiamo sempre dire che i termini teologici sono sempre simbolici. Non si possono prendere troppo strettamente, diventano eresia. La Chiesa antica ha recitato sempre simbolo di fede, non definizione di fede. Simbolo di fede, cioè bisogna vedere che cosa si vuol dire con questo, no? Altrimenti, recentemente ho avuto una lunga discussione con un teologo ortodosso, accannito contro la Immacolata Concezione, diceva: questo non va, questo non va, questo non va. Dice: guarda, tu sei orientale e sai che la Chiesa orientale sempre diceva: non importa che parola si dica, che cosa si vuol dire con questa parola. No? Allora, qui ci siamo proprio. Ma sono conciliabili, no? Sono conciliabili. Grazie. Bene, vediamo se c'è ancora tempo per ancora qualche domanda. Dietro. Facciamo ancora 5 minuti. Come vuole. Non ho fretta. Mi danno ancora da mangiare. Ok, io sono arrivato purtroppo a metà conferenza, quindi mi ha colpito però un particolare, quando parlava della teologia russa, in particolare in riferimento sia a questo fatto, sia al fatto che anche il Papa stava dando un significato diverso all'idea di martirio. Mi pare di aver capito che morire per una causa giusta poteva essere comunque una forma di martirio. E questo mi sembrava di capire via via che lei lo esponeva, che mano a mano si andava verso una considerazione che alcune persone possono morire anche per una giusta causa, possono essere considerati martiri, spero di aver capito bene. E quindi si intendeva valorizzare questa figura di persona che moriva per una giusta causa e poteva essere considerato un martire. E io l'altra sera, questa sera fa, ho sentito la conferenza di un islamico sull'argomento e diceva che in caso di oppressione di un popolo o in caso di forte ingiustizia si giustificava la guerra santa. Ora, andando su questo binario, non si poteva arrivare gradualmente con questa teologia un po', diciamo, moderna, portata avanti in questa maniera qui, a far toccare le due concezioni. Per cui non so fino a che punto si potrebbe arrivare alla considerazione che diventa possibile anche per il cristiano combattere per una guerra santa. Sì. Guardi, in un certo senso è interessante, perché ieri mi ha telefonato un giornalista dell'Osservatore Romano e mi ha per telefono chiesto una cosa simile e dice che il mio discorso che gli ho detto trasmetterà domenica al GR2 a 11:15, ma brevemente, no? Proprio questo martirio. Il Papa ha nominato una commissione per raccogliere i martiri degli ultimi tempi, cioè solo nomi, eccetera, perché non c'era un periodo nella Chiesa dove c'erano tanti martiri come questi ultimi 70 anni, di avere almeno nomi e con le diverse Chiese, e lui dice: questa è una grande speranza. E se posso dire una cosa, no?
io fra tanti peccati ho l'ultimo libro che ho fatto su Santa Melania, e Santa Melania visse in questo secolo quando Alarico occupò Roma, e quando Alarico occupò Roma i romani per la prima volta si sono resi conto che non sono più capaci di resistere ai barbari e che crolla tutto. San Agostino scrive Città Celeste, San Girolamo, solo Gregorio Magno dice o questi barbari si convertiranno o veramente non vediamo come si può andare avanti. E la conversione dei barbari è andata miracolosamente in pochi secoli. E questo grande numero dei martiri che esiste, per quale motivo preciso? Beh, è inutile si indagare. E una Papa sempre ci torna, ha nominato questa commissione, è una grande speranza dei nostri tempi, che può darsi che ci aspettano cose enormi. Quando e come, chi lo sa. Non lo so se ho risposto giustamente, se, perché ho quello che ho capito, non lo so se ho risposto alla domanda, più o meno, no, insomma, accontentiamoci un po'. Ci sono altre domande? Allora vi dirò una stupidaggine alla fine. È morto in un solo giorno Cardinale Ratzinger, il Papa, è uno dei grandi teologi tedeschi, non lo nominerò. E in questo momento si troveravano tutti e tre davanti al Tribunale di Dio. E primo è andato il Cardinale Ratzinger, è tornato un po' triste. Mi dicevano che quel catechismo poteva essere un po' diversamente, ma lasciamo perdere, va bene. Poi è andato il Papa, mi hanno detto che il pontificato poteva essere anche diverso, ma lasciamo perdere. Poi è andato quel teologo, e un'ora, due ore, poi esce Dio Padre e dice quella creazione, incarnazione, resurrezione doveva essere diversamente, ma lasciamo perdere. Bene, allora con questa ultima battuta ringraziamo ancora Padre Stidrich, si conclude anche la Cinque Giorni, una Cinque Giorni molto intensa che ci ha arricchito certamente, l'appuntamento per il prossimo anno, prossima Cinque Giorni del Centro Culturale Veritas. Grazie, buonasera.